Quali sono i canali o youtuber italiani con più iscritti? Scopriamolo insieme. Quanto è bella questa cosa di dare addirittura la sigla per le top 10 Orange, eh? Numero 10. La prima novità di quest'anno è il fatto che già dalla decima posizione superiamo i 3 milioni di iscritti, e anche abbondantemente. Addirittura nella prima versione di questa classifica, che risale al 2016, quindi 4 anni fa, wow, il decimo canale aveva poco più di 1 milione, quindi comunque veramente risicati, cioè la cosa è cambiata drasticamente nel corso di questi 4 anni. E nella decima posizione abbiamo un canale che io non avevo mai sentito prima di oggi, e il motivo è presto detto. Il canale in questione si chiama Amelie TV IT, o Amelie, non lo so se ha una pronuncia particolare. È un canale prettamente per bambini, quindi ci sta che io non lo conosca, come la maggior parte di voi. Penso che sia una famiglia composta da due genitori e questa bambina, che fanno giochi vari. Ho visto giusto un paio di video per poterlo scaricare e metterlo qui dietro. Diciamo che non sono io il target di questo canale, quindi non mi sono messo a guardarlo troppo approfonditamente. Sta di fatto che comunque ha 3 milioni e 400 mila iscritti, ovviamente in questo momento. Inutile ricordarvi il fatto che comunque io oggi faccio la classifica e domani il numero è cambiato. In nona posizione ritroviamo una vecchia conoscenza di questa classifica, perché in pratica tutti gli anni lo citiamo in qualche modo, ed è Anima, delle mie mortali. Tutte le volte faccio questa gag che ormai non fa più ridere. Già non faceva ridere la prima volta, poi è molto volgare, molto da cinepanettone, e quindi non so perché la faccio. Che forse da adesso non farà più gameplay, perché ho visto gli ultimi video, forse cambierà qualcosa, non lo so. Ho aperto un paio di canali extra Anima, ho visto, quindi non so quanto sarà attivo questo canale, non ne ho la più pallida idea. Comunque è un canale di gameplay. Poi domani non so cosa sarà, però comunque ha 3 milioni e 450 mila iscritti circa. E ne approfitto anche per parlare un po' dei canali fuori classifica, perché ad esempio in 11ª posizione abbiamo un altro canale di gameplay che è Lion, anche se il nome originale del canale è When Gamers Fail Lion, perché moltissimi sulle vecchie top 10 mi citavano Lion dov'è, Lion dov'è, e poi non trovavo questo Lion, perché in realtà non è il nome completo, come FaviJ, che per tutti è FaviJ, però in realtà è FaviJ TV. Comunque Lion, che è 11esimo, ha 3 milioni e 300 mila iscritti, e invece in 12esima posizione abbiamo i The Show, che hanno 3 milioni e 150 mila iscritti circa. Mi ricordo i bei tempi andati in cui avevano a malapena 1 milione, sono cresciuti parecchio, devo dire. Fra l'altro, ragazzi, io qui ho il telefono con la classifica, così mi aggiorno mano a mano. Numero 8. Però chi dice che su YouTube Italia non viene premiata la qualità, penso che sbagli di grosso, perché in 8ª posizione, ragazzi, abbiamo il canale di Andrea Bocelli. Infatti il suo canale ha addirittura 3 milioni e 750 mila iscritti circa. Dico sempre circa, che fra l'altro io, ragazzi, lo sapete, arrotondo sempre per pregio, per un semplice fatto che quel numero verrà presto raggiunto, e almeno così la classifica dura qualche giorno in più. Sicuramente, ragazzi, mi fa estremamente piacere il fatto che ci sia un canale di musica, soprattutto di un cantante così conosciuto, perché Bocelli è internazionale, su questo non si discute, e probabilmente ha tutti questi iscritti anche proprio per questo. Però vedere un cantante del suo livello in questa classifica mi fa estremamente piacere. Numero 7. La cosa bella è che già per la 7ª posizione sfondiamo il muro dei 4 milioni di iscritti, e anche abbondantemente, perché il canale in questione è quello di Stepney, che ormai sapete che io chiamo Strepney. Comunque, questo canale di gameplay ha 4 milioni e 200 mila iscritti. Tanta roba. Numero 6. La cosa incredibile che mi sorprende tutti gli anni è vedere che c'è sempre il Pulcino Pio in top 10, perché la 6ª posizione se la prende proprio lui, con 4 milioni e 600 mila iscritti circa. È un canale che in pratica non fa neanche più video, però continua a crescere, e abbondantemente. Penso sia uno dei canali non attivi a crescere di più in assoluto. Non a caso l'anno scorso era sotto i 4 milioni, quindi comunque continua a crescere. Però sicuramente è aiutato dal fatto che comunque è un canale che contiene al suo interno soprattutto musiche per bambini, e questo gli permette di durare e perdurare nel tempo, perché comunque i bambini ogni anno nascono e intorno ai 4, 5, 6 anni comunque cominciano ad avventurarsi su YouTube, e quindi ogni anno comunque arrivano nuovi iscritti, cosa invece un po' più complessa per gli adulti, che però poi gli interessi tendono a smistarsi tra cinema, videogiochi, costruzione di appartamenti, sigari, droni. E visto che stiamo parlando di prodotti in generale, penso che sia arrivato il momento della pubblicità, perché abbiamo anche lo stacco pubblicitario, e quindi via.
mal di testa, torcicollo. Cazzi tua! Era solo per strapparvi una risata, sempre con lo stile da cinepanettone, fra l'altro. Numero 5. Per la quinta posizione arriviamo a 5 milioni di iscritti. Nel momento in cui faccio questa classifica non l'hanno ancora raggiunti effettivamente, ma poco gli manca. È un canale YouTube internazionale, perché in realtà non è registrato su YouTube Italia, ma su quello appunto americano, e sono i DM Pranks. Sono un gruppo di ragazzi italiani, fra l'altro diventati famosi per dei video che hanno fatto a Porta di Roma, un centro commerciale che sta appunto a Roma, e insomma complimenti, perché stanno per toccare i 5 milioni di iscritti, quindi wow. E preciso soprattutto il fatto che non fanno video da mesi. Complimenti comunque, ragazzi. Numero 4. Per la quarta posizione e la medaglia di legno sfondiamo definitivamente il muro dei 5 milioni di iscritti e abbiamo un canale che penso sia tra i più rinomati per la qualità comunque dei video complessiva. Non mi piace la scrittura dei loro video, però dal punto di vista tecnico sono veramente bravi. Comicità che non attira me non vuol dire che non siano bravi, semplicemente sono gusti. Comunque hanno una troupe dietro, sono anche meritati, e sono i Pantelas, che comunque arrotondando stanno a 5 milioni e 50.000 iscritti. Che certo, 50.000 iscritti, dateli a me 50.000 iscritti che sarebbe un bijou. Numero 3. Ragazzi, terza posizione e medaglia di bronzo per I Me Contro Te, canale YouTube che è stato aperto più o meno in concomitanza con il mio, anzi leggermente dopo, qualche mese dopo, però hanno avuto decisamente tutt'altro successo rispetto al mio, quindi complimenti ragazzi. Fra l'altro il film uscito non l'ho visto e non penso lo vedrò. Hanno totalizzato la bellezza di 5 milioni e 200 mila iscritti, sempre circa. Numero 2. E adesso arriviamo al piatto forte. Chi c'è in seconda posizione con la medaglia d'argento? Prima di dirvelo, vi dico subito che ho deciso per questa classifica di escludere Marzia. Sarebbe prima, quindi andrebbe menzionata come prima, ma ho deciso di non menzionarla affatto. Ha comunque 7 milioni e 700 mila iscritti, non ho neanche controllato, quindi tantissimi, ma ha smesso di fare video. Detto questo, seconda posizione, o terza in questo caso, se vogliate aggiungere Marzia o meno, per Favi J TV. La cosa interessante è che intorno ad agosto Favi J totalizza sempre il suo milioncino. Cioè, ogni agosto passa da 3 a 4, a 4 a 5, da 5 a 6, quindi spero che per agosto abbia raggiunto i 6 milioni, comunque meritati, perché fa una quantità di video incredibile. E ragazzi, fare video di gameplay non è affatto semplice, per chi mi segue da un po' di tempo sa che l'ho fatto qualcuno anch'io, con scarsissimi risultati, perché uno, non sono portato, e due, comunque devi poi riguardarti il video, tagliare, parlare durante il video. Sarò bravo con l'editing, col 3D, con le grafiche, tutto quello che vi pare, però a parlare mentre gioco io faccio cagare. Spero che vi sia piaciuto e non dimenticatevi di me. Grazie. Ah, appunto. Numero 1. Canale inglese, youtuber italiano che sta per toccare i 7 milioni di iscritti, perché attualmente sta intorno ai 6 milioni e 900 mila. Il ragazzo in questione è italiano, però è registrato su YouTube del Regno Unito, ed è Davie504. Ma la cosa più pazzesca è quanto cresca velocemente. Vi faccio un confronto ad esempio fra lui e Favi J. Nell'ultimo mese Favi J ha totalizzato circa 40.000 iscritti, 40-45.000. Davie ne ha totalizzati 400.000, anzi più di 400.000, cioè 10 volte di più di Favi J. E soprattutto vuol dire che nel giro di 2 mesi e qualcosa totalizza 1 milione. Se mantenesse questo ritmo, alla fine dell'anno avrebbe 10 milioni di iscritti, il che sarebbe pazzesco. Sicuramente al filottete del futuro gli piacerebbe tantissimo ricevere il bottone d'argento, e sarebbe un traguardo epico per me, però decisamente è più epico arrivare a 10 milioni, quindi comunque Davie, tanto complimenti per i 7 milioni di iscritti che sappiamo che raggiungerai presto, quindi complimenti, e complimenti a tutti i ragazzi che ho citato, perché anche quelli esclusi dalla top 10, perché comunque hanno 3 milioni e passa di iscritti tutti, complimenti. E anche questa top ragazzi è finita, mi raccomando lasciate un like, commentate, e noi ci vediamo alla prossima classifica e condividete il video. YouTube.